che cosa vuol dire oggi trasmettere la bellezza alle nuove generazioni? Quando uno è in un luogo, e oggi parlavo di Civita di Bagnoregio, c'è qualcosa che ti parla a un te interiore, dentro di te, tu riconosci quelle forme architettoniche, quella vita che è passata, quella bellezza a cui gli uomini hanno dato cura, e quindi in qualche modo è come se tu ti rimpossessassi in qualche modo di una completezza, cioè di non essere solo un atomo sperduto in una piccola vita che inizia, sviluppa e se ne va. No, c'è qualcosa dentro di te che ti ricorda queste bellezze, quindi in qualche modo te ne riappropri di nuovo. Qual è stato, a proposito di bellezza, se lei dovesse pensare alla bellezza, qual è la prima cosa che le verrebbe in mente? Il Cristo velato, che è a Napoli. Il Cristo velato è qualcosa che realmente ti parla.